Il mare dentro. Studiare, scrivere, prendere appunti per iniziare a preparare la tesi. Che impresa sovrumana nelle sue condizioni. Agnese restava per ore stesa sul divano come un animale ferito nella tana. Anche in quel pomeriggio. Fuori il vento si accaniva sulle piante scheletrite. Inverno. Inverno nella psiche riarsa. Suo fratello era morto pochi mesi prima, a fine estate, solo e in una città lontana, in bagno, mentre si radeva. Così, senza preavviso, alle 7 del mattino era crollato sul pavimento, partito verso la terra invisibile, a vivere senza corpo, vestiti e casa, a vivere da dentro, d'anima e null'altro, senza il peso ingombrante delle cose. Le cose. Tavolo e lampada, giacche e scarpe a rivestire, ma cosa? Che le restava? Il battito di cuore, suo e non suo, ingranaggio mosso da forze estranee, aliene, padrone di ogni destino. Il cuore di Enos invece si era fermato per sempre e questo pensiero torturava. Si alzò in piedi per muoversi e camminare in modo inconsulto, come se ciò bastasse a cancellare un'ossessione. Si fermò. In un lampo di lucidità disse forte: «Mi sto ammalando!» Il suo sguardo corse fuori, verso la veranda della loro bella casa marina. Sì, quello era stato il luogo preferito dai due gemelli nell'infanzia, teatro di corse, di vita vissuta nell'attimo, senza domani. Spazio amato e ristretto, saputo, sicuro, un rifugio. Enos già nello spazio infinito. Chiuse gli occhi, quasi a trattenere l'ultima luce del giorno, nella speranza di non svanire chissà dove, nei meandri della pazzia. Viviamo negli altri e per gli altri. Quanta parte di lei aveva strappato Enos, insostituibile, confidente discreto, voce della sua voce. Arrancava tra i pensieri smozzicati, piccolo uccello dalle ali spezzate. Navigò tra i ricordi. Rivide il fratello lanciarsi a capofitto dal trampolino sul mare increspato. Il corpo del giovane si inarcava nell'aria, magnifico e affusolato pesce. Risentì l'eco del tuffo, ebbe negli occhi spruzzi d'acqua, perle d'argento. Ecco la spiaggia bagliante, il loro angolo consueto dove prendevano il sole. Il mare, liquido scrigno saturo di speranze, sorrisi di spuma, risacca rassicurante, amica. Il mare sapeva tutto di loro, leggeva nel profondo senza la scura di un giudizio. Il mare vivo li lavava. Li baciava. Mai più. Insieme mai più. Passò ripetutamente una mano sulla fronte, sul viso rigato di lacrime. Ogni sera apparecchiava per due. Fissava il piatto accanto al suo, a lungo, stralunata, incapace di inghiottire un boccone. Anche stasera. Doppie salviette, doppie posate. Lo squillo del telefono la fece sobbalzare. Fu tentata di non rispondere, poi cambiò idea, afferrò il cellulare, premette il meccanismo con gesto automatico. Pronto! Sentì la propria voce flebile, assente, come se fosse quella di un fantasma. Irreale. Sono io. Lo riconobbe subito e non si stupì. Rispose: ti aspettavo. Dopo una breve pausa colma di gioia, in cui Agnese risentì il calmo respiro dell'altro, suo fratello riprese a dire: vedi che nulla è mutato, devi crederlo, sono con te. Abbiamo tanto tempo per noi, ma non voglio rubartelo questo tempo, che là è solo tuo, comprendi? Lei annuì, ebbe la forza di scherzare. Anche tu hai molto da fare, l'esame di matematica prima di Natale. Grazie, rise lui, hai fatto bene a ricordarmelo. Sai, qui l'estate è eterna, così scelgo che sia.
Senti il mare nell'universo interiore. Dondola. Senti cadere le pigne della pineta sulla costa. Il profumo di resina. La memoria infinita. Abbi cura di te, sorellina. Mi troverai nel lieve suono in una conchiglia, ogni volta che l'accosterai nell'orecchio. Era il nostro gioco infantile. Ti darà la forza per camminare. E tacque, per sempre. Agnese posò lentamente il cellulare. Aveva sulle labbra una traccia di sorriso. Ringraziò Dio per l'impossibile che era appena accaduto. Con musica di risacca nella mente, eliminò un coperto dalla tavola apparecchiata. Scodellò la minestra d'orzo in un piatto. Un piatto solo. Cominciava a rinascere, pian piano. Seconda classificata, Graziella Azzori, con il racconto Il mare dentro. La motivazione della giuria. Il premio per il secondo miglior racconto va da una storia che anche in questo caso parla di una coppia, e anche in questo caso lo fa in maniera assolutamente non convenzionale. Sono Agnese e Enos, fratello e sorella, gemelli, il cui legame viene spezzato da un destino crudele. Il mare descritto è quello vero, ma soprattutto quello dei ricordi, e navigarlo costa fatica e dolore. Il mare dentro è un racconto struggente che emoziona e che in meno di 4.000 battute ha saputo regalarci una commovente storia di rinascita. Complimenti.